Dov'ero nel 2016? Ma chi cazzo se lo ricorda? Sono passati 6 anni, ma è come se fosse un secolo per quanto è cambiato il mondo da lì in poi. Nel 2016 è cambiato tutto e siamo cambiati tutti. In un paese dominato dai vecchi, un gruppo di artisti ventenni si è unito per cambiare il proprio destino. Spoiler, ci sono riusciti. Ma il cambiamento è una porta che si apre solo dall'interno e questi ragazzi non sono stati i primi a tentare di aprirla. Dentro c'era la mia generazione di artisti, quella dei tentativi di guadagnare attenzione e dei tentativi di guadagnare. La generazione delle porte chiuse in faccia. La fine degli anni 2000 è stato il periodo peggiore della storia della discografia. Probabilmente tutto il rap prima del 2016 era riferito a un mainstream e a un'industria musicale che non era esperta del genere. Erano ancora molto popolari i siti di pirateria o comunque i sistemi che ti permettevano di scaricare gratuitamente tutto quello che volevi. Quindi gli artisti erano estremamente popolari, totalmente piratati. Dovevi sempre snaturarti da un certo punto di vista per far capire a loro che facevi il rap, ma potevi anche andare incontro alle loro esigenze. È stato un momento molto complesso di costruzione di un mercato che funzionasse. È difficile capire il rap se sei un rapper in mezzo a 10 cantanti pop, di cui 5 al pianoforte, te sei lì col microfono che fai le rime, è tosta. Perché ancora dicevano, ma questo canta, non canta, parla a tempo. C'era sta cosa, cioè, parla a tempo. Ok. Prima del 2016 noi eravamo tutti dei casi un po' sparsi. Che ne so, c'è stato il Fabri Fibre di turno, no? Che ha aperto il mercato. Qualche anno dopo magari sono arrivati Dogo e Marrakesh, quindi la realtà Dogo Gang. Poi sono arrivato io con Fedez, no? Cioè, però eravamo sempre scaglionati. Invece nel 2016 sono arrivati tutti insieme. Mentre da Napoli stavo arrivando io come la nuova generazione, un nuovo rapper emergente che stava arrivando, c'era Sfera che arrivava dall'altro lato, c'era Izzy, Tego, Ala Dark. E nello stesso momento abbiamo iniziato a creare una sinergia tra di noi. Conosco tutti da quando ho meno male 13-14 anni, chi prima chi dopo. Parte da sicuramente partire da Ernia, perché era un grande amico di mio cugino e lo conobbi ad una festa a Capodanno al mare, ad Albissola Marina. E mi ricordo tra l'altro che lui mi disse quella sera, conoscendo il mio carattere, eccetera, cazzo, tu dovresti fare il rapper, io invece timidone, non nella vita, però sicuramente davanti al microfono. Cosa stai dicendo? Per la prima volta dopo tanti anni era una generazione, no? Era veramente un gruppo. Cioè, noi tutti ci conosciamo da quando siamo piccoli. Come ci siamo conosciuti io, Tony e Pyrex e Wayne, è veramente, si torna indietro veramente a tanto, tanto tempo fa. Mi ricordo che c'è stato un periodo in cui mi dicevano tutti rap, però io ancora non ero convinto, capito? Finché poi non ho conosciuto loro. Sai un po' comunque altre persone ti danno la sicurezza che magari non hai all'inizio, no? Io e Pyrex ci siamo conosciuti la prima volta saltando scuola insieme. Mi stava sul cazzo all'inizio. Lui tipo fa una battuta, oh dammi subito una sigaretta. Me lo fa a me e tipo io non lo conoscevo, gli faccio, fra. Tipo mezzo stavamo per litigare, no? Andiamo a casa dell'amico mio, tipo, e lui mette il suo iPod attaccato alle casse, inizio a sentire traccio, fra questa la conosco anch'io, questa roba spacca. Da là ci siamo messi subito a parlare di musica, cose, Cioè ci siamo tipo trovati, come hai capito, due alieni che nessun altro fotteva con quello con cui fottevamo noi. Tony e Wayne sono un po' più grandi di noi. Wayne andava al mio stesso liceo. Invece Tony veniva sempre fuori scuola nostra.
Tony, io mi ricordo che era tipo un po' il mio idolo quando ero bambino. Era sempre tipo... c'aveva il motorino, sempre scarpe fresche, sempre tutto clean, capito, no?